Radio Bruno Toscana con Roberta Bruzzone, criminologa, volto noto della TV. Iniziamo subito parlando del caso di Chiara. Secondo lei è già tutto, va tutto bene così o invece c'è ancora da indagare, c'è molto da dimostrare ancora? Ma indubbiamente questa è un'inchiesta che parte da una pietra miliare, che è quella del DNA, e che avrà un peso specifico nel processo che a breve immagino ci sarà a carico del signor Bossetti. È un elemento molto, molto solido e molto importante per tutta una serie di ordini di motivi. Indubbiamente l'indagine è ancora in corso, è ancora aperta e cercherà di vagliare una serie di situazioni, una serie di informazioni anche rese dallo stesso Bossetti, una serie di altri elementi investigativi che risulteranno più o meno importanti poi nella lettura finale. Quindi è una vicenda ancora in divenire sotto profilo investigativo, che poggia però su una base molto solida, che è quella dell'accertamento genetico. L'anno scorso è uscito il suo libro Il Grande Abbaglio. Ultimamente è venuto fuori anche il tema in Parlamento per quanto riguarda il caso preso in esame, cioè il caso di Enrico Forti. Ce ne vuole parlare? Secondo lei potrà evolversi oppure no? Sì, io credo proprio che siamo alla svolta finale e che mai siamo stati così vicini a ottenere davvero uno spazio istituzionale per poter accompagnare il nostro percorso di richiesta di revisione negli Stati Uniti. Siamo davvero a buon punto, abbiamo anche la fortuna di avere con noi un importante avvocato americano che ha sposato completamente la vicenda dopo aver preso in considerazione gli atti della causa, ragion per cui riteniamo davvero di essere molto molto avanti in questo percorso, e finalmente abbiamo anche attenzione e appoggio istituzionale, che era, devo dire, l'ingrediente che ci serviva, insomma. Infine chiudiamo, sappiamo che quest'anno ha ricevuto il premio Sicurezza istituito dalla CONSAP. Ci vuole parlare di cos'è questo premio? Sì, io collaboro ormai con il sindacato di polizia CONSAP da diversi anni, soprattutto nella formazione degli operatori di polizia relativamente alle scienze criminologiche e forensi. Quest'anno mi hanno dato un riconoscimento importantissimo, insieme a me sono state premiate persone del calibro del capo della mobile di Roma, Cortese, piuttosto che il vice capo della polizia Marangoni, proprio per sottolineare questo mio impegno nel promuovere la cultura delle scienze forensi e dell'investigazione all'interno delle forze di polizia. Quindi è stato un premio che ho gradito moltissimo e che devo dire ho ritenuto un passaggio molto importante nella mia carriera.